trentennale è triste, questo. Un trentennale all'insegna della rimozione, della restaurazione, della normalizzazione. La rimozione non viene realizzata con il silenzio, ma annegando verità scomode dentro un mare di retorica. La rimozione viene praticata mediante la narrazione di una falconeide sedativa e rassicurante, che segue questo schema. Da una parte c'è Falcone, eroe di Stato, personificazione del bene, che con il maxi processo lancia una sfida senza precedenti alla mafia. Dall'altra ci sono i soliti brutti, sporchi e cattivi, personaggi come Salvatore Riina, assetati di sangue e di denaro, personificazione del male di mafia. Falcone ottiene la vittoria del maxi processo con la conferma in Cassazione e Riina e i suoi si vendicano facendolo saltare in aria. Su uno sfondo confuso e indistinto restano le figure di alcuni colletti bianchi confusi che vengono presentati come poche pecore nere nel gregge immacolato di un'infinita moltitudine di pecorelle bianche immacolate. Storia tragica, semplice, a lieto fine e soprattutto storia del passato. Perché si dice e si ripete ogni più sospinto che la mafia cruenta di Riina è stata sconfitta, non c'è più, e quindi la mafia non rappresenta più un pericolo, e quindi si può procedere a smantellare pezzo dopo pezzo la legislazione antimafia che si giustificava solo per un'emergenza che è venuta ormai meno. Così stiamo festeggiando il trentennale delle stragi con la prossima abrogazione della legge emanata nel 1992 che ha introdotto per i mafiosi l'ergastolo ostativo al 41 bis. Una legge che gronda sangue. Prima il sangue delle vittime di Capaci, perché fu solo a seguito di quella strage che sull'onda dello sconcerto della pubblica opinione fu introdotto con decreto legge dell'8 giugno del 1992 il regime dell'ergastolo ostativo per i mafiosi. Poi il sangue delle vittime delle stragi di Capaci, perché come è stato dimostrato nei processi, si era formata in Parlamento una maggioranza che non voleva convertire in legge quel decreto, la cui efficacia scadeva il 9 agosto del 1992. E ancora una volta fu l'indignazione popolare, dopo la strage di Via D'Amelio del 19 luglio del 92, a costringere una classe politica riluttante a convertire in legge quel decreto. Grazie al sangue delle vittime e alla mobilitazione popolare di quegli anni abbiamo potuto mettere in campo una normativa che si è rivelata uno strumento eccezionale per la riscossa dello Stato. Una normativa basata su un doppio binario: solo i mafiosi che collaboravano con la giustizia potevano accedere ai benefici penitenziari dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale. Gli altri, i cosiddetti irriducibili, i mafiosi che pur essendo in possesso di informazioni fondamentali per individuare autori di reato, per impedire altri mafiosi di continuare a mafiare, che tuttavia si rifiutavano di collaborare, non potevano accedere a questi benefici. Senza questa legge non avremmo avuto collaboratori come Caspare Spatuzzi e tanti altri. Ebbene, lo Stato ha deciso che potranno accedere a questi benefici anche gli irriducibili, che si sono sempre rifiutati di collaborare, ivi compresi i boss stragisti delle stragi del 92 e del 93. E in realtà si tratta di una legge contro i collaboratori di giustizia, tenuto conto che sia coloro che collaborano che coloro che non collaborano sono messi sullo stesso piano. Mi spiegate voi perché in futuro un mafioso condannato dovrebbe collaborare? Perché mai dovrebbe esporsi al rischio di gravi rappresaglie, alla certezza di essere condannato per ulteriori reati che confessa, alla perdita di tutti i beni che è riuscito a sottrarre alla confisca quando lo Stato gli consente di uscire dal carcere a costo zero, senza collaborare?
Quindi siamo all'inizio di un disarmo unilaterale dello Stato. Una riforma di legge che legge un messaggio inquietante di normalizzazione della cultura dell'omertà. Per essere ammessa alla liberazione condizionale, cioè all'uscita al carcere dopo 26 anni, che si riducono a 19 anni e 6 mesi dal momento dell'arresto per altri benefici penitenziari, infatti non basta dimostrare che si è interrotto qualsiasi rapporto con la mafia, occorre la prova certa del sicuro ravvedimento. Ebbene, come risulta dalla motivazione delle sentenze della Corte Costituzionale dei lavori preparatori della riforma, viene ritenuto che mafiosi irriducibili possono ritenersi rieducati anche se, obbedendo al codice mafioso dell'omertà, non hanno voluto accusare i loro complici. E nei lavori parlamentari il codice dell'omertà viene nobilitato come ripulsa morale dei condannati a accusare ad altri mafiosi. Nessuna ripulsa morale invece a consentire che i loro complici mafiosi, rimasti in libertà grazie al loro silenzio, hanno continuato a uccidere, a estorcere, a praticare violenza. Abbiamo così il riconoscimento e la normalizzazione del diritto all'omertà, che viene messo sullo stesso piano della cultura della legalità. E già si affilano le armi per il prossimo passo, eliminare il 41 bis. Che il clima sia cambiato risulta da tanti segnali. Ricordo che nella prima versione della riforma della legge Cartabia sulla prescrizione, approvata all'unanimità dal Consiglio dei Ministri, era prevista l'estinzione automatica di tutti i processi di mafia che non erano definiti in grado di appello entro 2 anni e in Cassazione entro 1 anno, allo stesso modo dei reati normali e reati bagatellari. C'è voluta la mobilitazione personale di alcuni magistrati antimafia, tra cui Gratteri, io, ed un pezzo di società civile per ottenere una marcia indietro. Magistrati antimafia graziosamente apostrofati in pubblici ministeri come esponenti di un'antimafia arroccata nel culto dei propri martiri e affetta da un ottuso giustizialismo, così siamo stati definiti. E mi pare un ulteriore indice di questo cambiamento di clima il sostanziale dimissionamento di Dino Petralia, magistrato antimafia della Procura di Palermo, dalla postazione strategica della direzione del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministro della Giustizia, che governa il mondo delle carceri. Peccato che la falconeide sedativa della retorica ufficiale e il racconto di una mafia sconfitta posti alla base di questo smantellamento progressivo della legislazione antimafia siano storie false da qualunque punto di vista criminologico, storico e giudiziario. È falso che la mafia sia stata vinta. La mafia, come dimostrano decine di indagini, è profondamente radicata in tutto il paese, dal sud al nord. Le mafie rampanti come quella pugliese continuano a uccidere con sparatorie bombe nei centri cittadini. La camorra napoletana continua a sparare nei rioni del centro storico di Napoli. Le mafie volute come le 'ndrangheta e Cosa Nostra non hanno bisogno di uccidere perché non c'è più bisogno di sparare per ottenere ciò che si vuole. Basta chiedere e tutte le porte si aprono. Si spara se c'è un ostacolo da battere. Se non ci sono ostacoli, perché devi sparare? Anzi, spesso sono i pubblici amministratori che ti vengono a cercare. Prima c'era un Mattarella, c'era un La Torre che si mettevano in mezzo e che eri costretto a battere. Ora riuscite voi a immaginare personaggi simili? Siamo passati da un presidente della regione che si chiamava Piersanti Mattarella, che si è fatto uccidere per mettersi contro la mafia, a un presidente della regione oggi che ritiene normale discutere pubblicamente di snodi cruciali della politica regionale con un condannato per concorso esterno come Marcello Dell'Utri. Ci sono voluti le voci di 2 magistrati antimafia, come Luigi Patronaggio e Alfredo Morvillo, anche loro esponenti di un'antimafia arroccata nel culto dei propri martiri, prima che il caso divenisse oggetto di pubblico dibattito.
E c'è stato anche qualche intellettuale di grido che ha criticato questi magistrati di moralismo, perché Dell'Utri ha diritto di partecipare alla vicenda politica, ma noi non abbiamo il diritto di scandalizzarci se questo avviene. La falconeide della retorica ufficiale che proietta il male di mafia esclusivamente su personaggi come Riina, tracciando una netta separazione tra l'impero del male e la città degli onesti, è anche una falsificazione storica. Come riscrivere la storia dei Promessi Sposi di Manzoni togliendo dalla storia il protagonista Don Rodrigo e lasciando sulla scena soltanto i bravi, gli specialisti della violenza al servizio dei potenti. Ed è una storia falsa, perché Falcone e Borsellino non sono stati ridotti prima all'impotenza e poi abbattuti dai bravi come Riina, ma da colletti bianchi, degni epigoni di Don Rodrigo, appartenenti a una borghesia mafiosa, paramafiosa e reazionaria, che è stato un perno degli equilibri politici nazionali di un sistema di potere che ha occupato ruoli strategici all'interno dello Stato. Personaggi che hanno utilizzato questi ruoli strategici per ridurre l'impotenza a magistrati e poliziotti scomodi e talora hanno armato la mano degli stragisti e dei macellai e hanno messo in campo forze di polizia per depistare le indagini. Non fu certo Riina, il regista della campagna di delegittimazione che sfoggiò nella smobilitazione del pool antimafia dopo che Falcone nel novembre del 1984 osò arrestare i potenti cugini Salvo e annunciò che avrebbe fatto largo ricorso al reato di concorso esterno in associazione mafiosa, seminando il panico nei piani alti della piramide sociale nel mondo dei colletti bianchi collusi. Non fu certo Riina a disporre che fior fiore di giuristi di palazzo si unissero alla campagna di delegittimazione, scrivendo su riviste giuridiche e intervenendo in pubblici dibattiti e scrivendo che i magistrati del pool antimafia, leggo testualmente, avevano stravolto il ruolo istituzionale della magistratura, violando il principio della terzietà del giudice, improvvisandosi investigatori e usurpando le funzioni specifiche della polizia giudiziaria. Non fu Riina che ordinò al CSM di promuovere azione disciplinare contro Paolo Borsellino quando denunciò pubblicamente nel 1988 che stavano smobilitando il pool antimafia. Non fu Riina a ridurre all'impotenza Falcone, trasferito alla Procura della Repubblica di Palermo, quando gli venne impedito di svolgere le indagini su Gladio e su delitti politici, come egli scrisse nel suo diario di cui sono stati trovati alcuni frammenti. Le indagini su delitti politici e sulle deviazioni di Gladio segnano una svolta drammatica nella vita di Falcone e sempre più si accumulano elementi per ritenere che siano stati alla base anche della sua uccisione. Vedete, prima c'è una fase in cui Falcone si dedica alle indagini sulla mafia militare, alla mafia degli stupefacenti, sui grandi riciclatori come Carli, come Sintone, alla collusione con i colletti bianchi, come i Salvi, e già si procura l'avversione di tanti mortali nemici. Ma poi, quando comincia a indagare sull'omicidio del Presidente della Regione Piersanti Mattarella, si rende conto che la causale mafiosa di quell'omicidio è una causale di copertura che nasconde una sottostante causale politica. Individua la cosiddetta pista nera, incriminando per quell'omicidio Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, autori della strage di Bologna. Comprende da quel momento le connessioni tra vertici mafiosi, settori deviati dei servizi e apparati come Gladio nella strategia della tensione. A proposito dei delitti Mattarella, la Torre della Chiesa scrive, leggo testualmente Falcone, di fronte a omicidi gravissimi di uomini politici e di pubblici funzionari, si intuisce che la causale e i mandanti sono le prime particolarmente complessi e i secondi annidati all'interno delle pubbliche strutture. Falcone dice praticamente che i mandanti sono all'interno dello Stato. E il 22 giugno del 1990, sentito dalla Commissione parlamentare antimafia sull'omicidio Mattarella, dirà testualmente, leggo, è un'indagine estremamente complessa perché si tratta di capire se e in quale misura la pista nera sia alternativa rispetto a quella mafiosa oppure si compenetri con quella mafiosa.
il che potrebbe significare saldature, soprattutto la necessità di rifare la storia di certe vicende del nostro paese anche da tempi assai lontani. E in questo contesto Falcone fa esplicito riferimento, parlando dell'omicidio Mattarella, alla strage di Bologna. Straordinaria intuizione di Falcone. Se pensiamo che in tempi recenti a Bologna hanno condannato come esecutore della strage di Bologna Paolo Bellini, esponente alla destra eversiva, che è stato presente in tutto il periodo stragista del 92 a Palermo, interfacciandosi continuamente con Antonino Gioè, uno degli esecutori della strage di Capaci, uomo collegato con i servizi segreti, al quale suggerirà di fare attentati contro i beni artistici nazionali. E in questo stesso periodo Falcone inizia indagini segrete sul traffico di armi nella zona di Trapani, ove era insediato il centro Scorpione, articolazione di Gladio in Sicilia. Ed è proprio quando Falcone imbocca questi filoni di indagini che si verifica una svolta nella sua vita. Accanto ai vecchi nemici entra in campo un nemico ben più pericoloso, quello che lui definirà le menti raffinatissime. Iniziano gli anonimi come il Corvo, c'è l'attentato alla Dauro che viene eseguito con la complicità di apparati istituzionali, Falcone viene intercettato abusivamente, viene eseguito passo passo nelle sue indagini, recentemente è stato desecretato un documento da cui risulta che Falcone interroga il 7 aprile, l'8 aprile 1990 Licio Gelli, ritenuto uno dei mandanti dell'omicidio Mattarella, e qualche ora dopo, violando il segreto istruttorio, organi di polizia comunicano al Ministero dell'Interno che Falcone ha interrogato Gelli e gli comunicano anche il contenuto di quell'interrogatorio. Falcone subisce lo stesso isolamento di altri magistrati che in precedenza avevano indagato sulle connessioni tra esponenti della destra eversiva, servizi segreti, apparati statali, come i magistrati Vittorio Corso e Mario Amato, ucciso proprio da Gilberto Cavallini, colui che era stato individuato da Falcone come autore dell'omicidio Mattarella, un omicidio, quello del giudice Mario Amato, che viene festeggiato da Valerio Fioravanti e da Francesca Mambro. A Palermo Falcone si scontra apertamente col procuratore della Repubblica Gianmanco perché gli impedisce di proseguire le indagini su Gladio e sui delitti politici. Io ero presente quel giorno quando Falcone minaccia di dare le dimissioni e gli dice: io non ci sto più a stare in un ufficio che mi impedisce di fare queste indagini. E mi ricordo l'ultimo incontro che ho avuto con Falcone a Roma poco prima che venisse ucciso, quando ci siamo incontrati e mi disse che era quasi sicuro che sarebbe stato nominato procuratore nazionale antimafia. E mi disse: fai domanda per la Procura Nazionale Antimafia, finalmente potremo fare le indagini che ci hanno impedito di fare sino ad oggi, le indagini su Gladio, le indagini sui delitti politici. E mi pare significativo che dopo la strage di Capaci, quando la Procura della Repubblica di Caltanissetta sequestra la stanza di Falcone al Ministero Ministero di Grazia e Giustizia, degli ignoti, nonostante i sigilli, si introducono in quella stanza, accendono il suo computer e, come risulta da una consulenza che abbiamo fatto, guardano tra i tanti file solo alcuni file, quelli di Gladio, quelli di Mattarella, quello sull'omicidio dell'agente Agostino. Vi rendete conto come di fronte a tutto questo la falconede ufficiale sia una sorta di corriere dei piccoli della mafia? Un tradimento della memoria di Falcone perché consegna alle giovani generazioni un racconto mutilato e privato di parti essenziali per capire il passato, il presente e il futuro del nostro paese. E la falconede sedativa ufficiale è falsa anche sotto il profilo giudiziario delle indagini sulle stragi del 1992 e del 1993. In questi anni, nonostante mille difficoltà, tanti depistaggi, si sono accumulate tante tante risultanze processuali che hanno dimostrato che il piano stragista del 1992 e del 1993 è stato elaborato da un complesso sistema criminale di cui facevano
di cui facevano parte tutti i vertici delle più importanti lobby criminali italiane, la massoneria deviata, i servizi segreti, la destra eversiva, e nell'ambito del quale era stata affidata all'entrancheta Cosa Nostra il compito di braccio armato, colpendo obiettivi facevano convergere gli interessi di queste mafie con gli interessi generali dei registi del piano stragista di creare un nuovo ordine politico nel paese. Gli strateghi della tensione hanno messo il software e Cosa Nostra e l'Andrangheta hanno messo l'hardware, il braccio armato. Questo spiega perché le indagini sulle stragi del 92 e del 93 sono state caratterizzate da un'incredibile sequenza di depistaggi posti in essere da apparati statali. La sparizione dell'agenda rossa di Paolo Borsellino, prima ancora la sparizione di tutte le carte e dei documenti che si trovavano nel covo di Riina, la creazione di falsi collaboratori. Questo spiega i silenzi di collaboratori come Mario Santo Di Matteo, che aveva anticipato, che avrebbe parlato del retroscena inquietante della strage Via D'Amelio, e dopo che rapiscono il suo figlio Giuseppe di 11 anni tace e non parlerà più. E ricordo l'intercettazione in cui sua moglie Franca Castellese, poco tempo dopo il rapimento del figlio Giuseppe, tra le lacrime dice al marito: hai capito perché non ho rapito Giuseppe? Ricordati che abbiamo un altro figlio, non parlare mai ai magistrati degli infiltrati della polizia nella strage di Via D'Amelio. Quegli stessi infiltrati di cui ha parlato Spatuzza quando disse che nel momento del caricamento dell'esplosivo nella 126 c'era un esterno a Cosa Nostra. E questo spiega anche gli strani suicidi di Antonino Giuè nel carcere di Re Bibbia. Ormai è accertato che quest'uomo, che era un uomo d'onore, ma anche era la cerniera di collegamento con i servizi segreti, che conosceva tutto il retroscena del piano stragista, stava per iniziare a collaborare. Ce lo dicono i collaboratori Gioacchino La Barbera, ce lo dice Santo Di Matteo. Nel processo entrante da stragista si è aggiunto un ulteriore testimone, un agente di custodia. Si spiega lo strano omicidio di Luigi Lardo, altro importante capomafia che aveva anticipato ai magistrati che avrebbe rivelato il retroscena politico delle stragi, e viene assassinato pochi giorni prima dell'inizio della sua collaborazione. Perché si depista? Per proteggere Riina? No. Si depista per lo stesso motivo per cui sono state depistate tutte le stragi italiane, dalla strage di Portella Ginestra sino alla strage del 92 e 93. Apparati dello Stato intervengono chirurgicamente per evitare che vengano alla luce verità destabilizzanti, che sono destabilizzanti perché chiamano in causa pezzi di Stato. E questo trentennale è all'insegna della restaurazione, della normalizzazione, anche sotto un altro profilo pregnante. Non dobbiamo mai dimenticare un dato essenziale. Falcone e Borsellino hanno potuto raggiungere risultati che sappiamo non solo perché erano uomini eccezionali, ma anche e soprattutto perché operavano sotto l'ombrello protettivo di una Costituzione che garantiva l'indipendenza e l'autonomia della magistratura dal potere politico. Senza quella Costituzione, la loro storia e quella di altri magistrati come Chinnici, come Terranova, non avrebbe potuto neanche avere inizio. E la loro via crucis inizia proprio perché essi sono magistrati costituzionali, magistrati cioè che, a differenza di tanti altri che li avevano preceduti, prendono sul serio la Costituzione e la trasformano da mero libro dei sogni in diritto vivente. Ed è proprio attuando la Costituzione che attuano una frattura storica del passato e danno inizio a una nuova stagione dell'antimafia. Per esempio, loro danno attuazione all'articolo 109 della Costituzione, che stabilisce che l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Un articolo che era stato dimenticato per tutti quegli anni,
perché le procure della Repubblica, giudici istruttori, si limitavano ad aspettare passivamente le indagini che venivano fatte dalla forza di polizia e non smuovevano nient'altro. E da quel momento invece Falcone e Borsellino applicano questa norma e dicono: è la magistratura che dirige le indagini. E per questo motivo subiscono l'attacco dei vertici della polizia, del mondo politico, che si rende conto così di perdere il controllo delle indagini, e viene accusato Falcone di essere un giudice sceriffo ed è costretto a difendersi da queste accuse che gli vengono rilanciate da tanti giuristi di palazzo. E nel suo scritto Emergenza e Stato di diritto scrive testualmente: qualcuno forse potrà rimpiangere i bei tempi andati, in cui il pubblico ministero si limitava a dare una prima scrematura degli elementi di prova forniti dalla polizia giudiziaria e il giudice istruttore soleva compiere un'ulteriore verifica delle prove, spesso con effetto di ulteriore ridimensionamento del rapporto di denunzia. Ciò del resto, per fortuna in settori sempre meno estesi, e talora l'atteggiamento di alcuni ufficiali di polizia giudiziaria che mal sopportano e ritengono essere un'indebita ingerenza il diretto coordinamento delle indagini da parte del magistrato istruttore. In realtà bisogna che tutti si rendano conto che il modello di magistrato inerte e privo di spirito iniziativa poteva essere rispondente alle esigenze di un determinato periodo storico e funzionale a un determinato equilibrio sociopolitico, e non è stato mai fondato su un uso legittimo dei poteri istituzionali. Questo significa essere giudici costituzionali, ed è estremamente inquietante che proprio questa Costituzione, questo ordinamento giudiziario, che ha garantito a magistrati come Falcone ed altri di fare indagini che nessun altro paese del mondo ci si è potuti sognare di fare, è messo sotto attacco attraverso una marcia forzata che va avanti da tanti anni e che continua ancora in questo periodo. Nel 2006 hanno fatto una riforma all'ordinamento giudiziario che ha riportato indietro l'orologio al passato e ha concentrato tutti i poteri nel procuratore capo della Repubblica, trasformando la Procura della Repubblica in una sorta di questura. E nella riforma sul codice di procedura penale del ministro Cartabia si è fatto un ulteriore passo avanti, si è stabilito che la politica, il Parlamento, che deve stabilire i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali, rompendo un principio di separazione dei poteri, perché non bisogna stabilire quali processi si fanno e quali non si fanno. Bisogna garantire che tutti i processi si possono fare aumentando il numero dei magistrati e diminuendo il numero dei processi, e non un Parlamento e non attribuendo questo potere delicatissimo a un Parlamento che sarà ridotto a 400 parlamentari e che in base all'attuale legge elettorale sarà governato da una decina di oligarchi, alcuni dei quali sono stati condannati e alcuni sono sotto processo. E stanno discutendo in questi giorni una riforma all'ordinamento giudiziario che, attraverso una serie di norme tecniche difficili da comprendere alla pubblica opinione, stanno ricostruendo una gerarchia della magistratura, con una magistratura alta che avrà il compito di controllare una magistratura bassa e con la quale si chiederà ai magistrati soprattutto di produrre numeri. I bravi magistrati saranno quelli che faranno 300 processi per spaccio, per estorsione, per truffa energia elettrica, quelli che faranno processi che ti chiedono un sacco di tempo e alla fine ne hai 10, 12, saranno dei cattivi magistrati. E soprattutto si chiederà conto a questi magistrati se i loro procedimenti, i provvedimenti non saranno confermati in Cassazione. Ma voi immaginate Falcone, quando introduce per la prima volta il concorso esterno, se si doveva preoccupare della sua carriera perché la Cassazione non avrebbe confermato l'applicazione pionieristica del reato di concorso esterno. Questo e tante altro. Siamo quindi in un momento difficile e io spesso mi sento chiedere che cosa dobbiamo fare.
dinanzi a tutto questo. Io so quello che posso fare, che ciascuno di noi può fare per rendere onore a Falcone Borsellino, tanto per cominciare non unirci al vasto e variegato coro di tutti coloro che per interesse, per opportunismo, per viltà, li celebrano con vuote parole di stucchevole retorica e raccontano una falconeide falsa. È già importante continuare a rendere testardamente testimonianza raccontando le storie scomode che la retorica ufficiale non si vuole sentire raccontare. E devo confessarvi che in qualche modo sono contento di essere andato in pensione, perché nelle cerimonie ufficiali era diventato veramente difficile. E finalmente ho riacquistato la mia libertà di poter parlare più liberamente e mi sento meno solo in questo teatro con voi che nelle pubbliche cerimonie.